Bello il pallone di Chiesa per Rabiot sulla sinistra, interna di francese, tutto solo! Il retropassaggio arriva a McKennie, sbagliano due volte nel giro di 10 secondi, perché Rabiot da lì, secondo me, lato corto dell'area di rigore piccola, sul sinistro, sul suo piede, può sparare in porta, fare quello che vuole, mette in mezzo un pallone che non è né per McKennie né per Chiesa, viene poi carambolato da un difensore del Torino che col tacco lo sparacchia indietro, arriva McKennie, la palla è troppo indietro per lui e la tira fuori, ma questa era un'occasione importante, Rabiot ha fatto malissimo sia una che l'altra cosa, cioè poteva o tirare in porta o metterla meglio, non ha fatto nessuna delle due cose. McKennie le sta facendo a dozzino. Occhio! Lukic di testa dal limite dell'area piccola, salta indisturbato. Una rimessa laterale, ragazzi. Tra Rabiot e Alessandro, la palla per fortuna finisce fuori, Szczęsny l'aveva battezzata fuori, credo. Bella la palla di Chiellini per Rabiot, c'è Kim che è andato, sbagliato l'appoggio Rabiot! Che il Torino queste robe qua non le vedi neanche nelle partite di beneficenza della Nazionale Artisti TV, cioè, ma sono delle robe imbarazzanti, ma come fai a dare una palla così? Occhio a Mandragora che può andare, il tiro, Szczęsny l'accompagna fuori, ma la recupera ancora il Torino, lato corto di destra, singolo uno contro uno su Alessandro, palla poi dentro di sinistro, sbatte sul corpo di Rabiot, la palla rimane ancora lì, ancora Torino, un'altra volta, sempre Bremer, Rodriguez, Mandragora. Ci stanno facendo affette almeno nel palleggio in questo momento. Kin recupera palla Danilo, sbaglia l'appoggio per Chiesa. Non riusciamo a fare il secondo passaggio per il terzo. Da 10 minuti. Fede, vai Fede. Federico contro 4, allarga per Ken. Sul lato di sinistra, la mette giù. Punta Bremer, 1 contro 1, 42-40 di gioco. Doppio passo ancora, palla dentro! Doppia finta, Kin, qua Chiesa la cicca. Poi arriva Bernardeschi dalla parte opposta. Arriva Locatelli, a rimorchio, deviazione, calcio d'angolo. Ancora Juve sulla destra con Cuadrado. Prova a indicare la via del passaggio McKennie, scambiano nello stretto, la perdono, la recupera ancora il colombiano che è entrato, questa è benzina per la Juve, palla dentro, Alessandro, Milinkovic-Savic, paratona sotto la traversa, bella la palla di Cuadrado che fa tutto da solo, quanta qualità in più solo con un giocatore, questo non può mai stare fuori, ne prova a saltare tre, poi dopo perde la palla, ancora Toro con Lukic, dai. Il limite dell'area di rigore, Chiellini! Aspetta. Giorgio, il muro. Aspetta. Però io continuo a dire che sull'azione, sulla partenza dell'azione c'è un fallo di De Ligt che viene steso per terra. Infatti continua a lamentarsi l'olandese con l'arbitro. Dai Adriel, muoviti. Dai alla Chiesa. Corta. Però ce l'ha. Cuadrado, sulla destra, c'è un po' di spazio. Può andare. Juan, entra in area di rigore. Tamponata la Pobega. Cosa succede qua? Cosa succede qua? Ragazzi, questa è molto, 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 molto dubbia. Rivediamo. È molto dubbia, la stiamo rivedendo adesso. Da capire intanto la posizione di Cuadrado. Se c'è fuori area, perché il tocco, la spinta è fuori area. Per me questo non è rigore. Non è rigore, è fuori area. Chiellini, Alessandro prima, 68-30 di gioco. Prova a puntare il brasiliano là al fondo, va, la mette in mezzo, salta Bernardeschi, la palla rimane lì, McKennie è libero di tirare, cosa fai? Ma cosa fai? Rabiot, va in fondo, lascia la linea calcio, ma McKennie recupera la palla in area di rigore perché salta tutta la difesa del Torino, vicino all'area piccola, invece che tirare in porta, tira sulla sinistra, fa andare la palla praticamente vicino alla bandierina, è una roba assurda ma cosa hai bevuto? Ma hai bevuto? È irritante. Infatti Bonucci ride con Allegri qua perché è irritante, c'ha ragione. Ma che cosa fa questo? Cosa stai facendo? Cioè, non è toglielo immediatamente di nuovo. Ma come fai a non tirare in porta lì? Ma spara, piuttosto la tiri alta. Ma come fai a passare indietro quasi? Tanto per dire. Qua, Max, toglilo. Per favore, toglilo dal campo. Toglilo da Torino, toglilo dalla Juve, toglilo, non farlo mai più giocare. Toglilo immediatamente. È imbarazzante, Rabiot qua cosa fa? Che stop è questo? Ci mettiamo un quarto d'ora per fare uno stop normale, poi la palla la tiene lì, va sul fondo, attenzione, è una notizia, Rabiot 1 contro 1, infatti la perde, perché il giocatore del Torino è più sveglio, a togliergli. Ragazzi, voi dite di togliere McKennie, ma sono 75 minuti che l'ha lasciato in campo. E non solo, Rabiot anche. Però non è cambi. Adesso vado a leggervi una cosa. Rabiot, ingaggio netto, 7 milioni l'anno. Pensavo 7 e mezzo. No, sono 7, lordi sono 9,17. Dopodiché l'altro è McKennie, che prende 2 milioni e mezzo. Praticamente quanto prende De Sciglio? No, di più. De Sciglio prende di più. Vabbè, ok. Quindi sono 10 milioni per questi due giocatori. 3 milioni. Scusate la parentesi. Tiene Kulusevski, si parte benissimo, si gira bene dalla palla, Rabiot che entra di rigore! Palla dentro lenta! Ma bella! Dagliela meglio! Cos'è sta ciofeca?
Bravo Alessandro. Oh, ma mica gliela data male. Ma come Ma no? Dai, guarda Chiesa cosa gli dice, ma mettimela qua! Cioè, la tocca come un bambino. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? no, ma Siamo in Serie A, sei la è Juve! arrivato, no, non è Oh! vero, ma è Ma guarda arrivato che pieno a palla! saldi, oh! Ma qui è arrivato pieno a Dai! saldi, Ma la che ha passa a detto. caso, Marcello, la passa a caso, a caso, a No, sei caso. troppo Questo tira e negativo, passa a caso, sempre. qualcosa di buono ogni tanto lo fa. Calcio, dai, non questo. Facciamo. Qualcosa di buono quando non si mette la mano Metti da Juve addosso lo fa. Verdi, Ma la... metti. Grande giocata di Federico Chiesa, stoppa di Suola, si gira, fa una Veronica, la mette lì a Locatelli che entra in rigore al limite, la piazza, la palla tocca la base del palo, Milinkovic Savic non può nulla. Questa è una giocata di due che possono giocare la Juve, l'altra metà fuori per favore, fuori! E a 4 minuti dalla fine la Juventus la sblocca con Manuel Locatelli. Guardate quanto è importante questa vittoria, potenziale naturalmente fino a questo momento, No, la gran vale. giocata di Federico Chiesa per Manuel Locatelli. Torino che ha deciso di Fondamentale. suicidarsi definitivamente, togliendo persino Brecalo per Rincon. L'atteggiamento di Juric non ha pagato neanche un po'. Sta lì tre Alessandro, Caio giorni, Forge, non fai tiene bene gol la palla, neanche. poi c'è un fallo su di lui. Ha Guarda ragione Caio, Marcello, tocca due palloni, questo ragazzo fa già la differenza rispetto ad altri che non stanno in piedi. Non stanno in piedi! maledisco. Perché la sera No, ma forse stanno troppo in Francesco. piedi. È finita! È finita! La Juve si aggiudica il derby dell'amore. Fate sogni belli, amici del Toro, perché ha segnato Locatelli! La Juve va a 11 punti.